Non era mai successo prima, ma ora l'emergenza è all'apice, tanto da spingere i presidenti della FISM a rompere ogni indugio e a minacciare le dimissioni in massa. Sul piatto c'è la sopravvivenza stessa di 1100 scuole dell'infanzia, gestite da parrocchie, associazioni di genitori ed enti morali del Veneto, che dall'inizio dell'anno hanno ricevuto solo il 30% dei contributi statali e dalla regione ancora nulla. Eppure queste risorse sono l'ossigeno di cui le scuole hanno bisogno per continuare a offrire un servizio rinunciabile ad oltre 94.000 bambini che anche volendo non potrebbero scegliere una scuola statale, visto che l'offerta non basta a coprire tutte le domande. Ora la giunta assicura che i fondi, 14 milioni e mezzo di euro, ci sono, basta aspettare i tempi pratici di erogazione, ma ammette che comunque sono insufficienti. Certo che ci sono, i 14 milioni e mezzo, solo che adesso c'è una procedura della ragioneria che avrà dei tempi di una settimana, di due, non è che non possiamo noi assessori, già dicono che abbiamo fatto tutto l'iter, quello che è competenza nostra, per quanto riguarda adesso l'erogazione e la ragioneria, ma i soldi ci sono, non ci sono problemi. Però hanno ragione, c'è un problema di un modello veneto che ha retto per anni sul volontariato, sui contributi quando c'erano le vacche cosiddette grasse. Oggi c'è un problema e noi abbiamo 93.000 ragazzi che vanno nelle scuole paritarie della FISM, di tutto il sistema, che noi dobbiamo garantire, io lo dico da sempre. Il problema infatti è molto più grave in Veneto rispetto alle altre regioni, perché qui in rapporto a una popolazione scolastica dai 3 ai 6 anni c'è una rete di scuole dell'infanzia non statali molto più diffusa e radicata, un immenso patrimonio di edifici, beni e attrezzature che dà lavoro a quasi 10.000 dipendenti, di cui 5.000 insegnanti. E questo mondo fa risparmiare allo Stato nel solo Veneto oltre 500 milioni di euro l'anno. Insomma, la regione si dice solidale con la FISM e per settembre, prima dell'inizio della scuola, convocherà un tavolo con tutti i soggetti coinvolti per trovare una soluzione.